Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, voglio fare le scorzette di arance candite. Si avvicina la Pasqua, così le userò per le colombe. Queste sono le arance rigorosamente bio di mia sorella Angela. Abbiamo scelto delle arance con la buccia un pochino più grossa. Vedete, si vede che sono bio, quindi non c'è proprio niente di niente. Sceglierò le bucce magari un po' più belle. Quindi io adesso devo ricavare 150 grammi, farò una dose di 150 grammi di bucce. Vado ad aprire l'arancia così, a spicchi, ecco qua, in questo modo. Piano piano, senza far uscire il succo, perché altrimenti mi si bagnano. E per non rovinare questo bel arancio che è pronto da mangiare o da spremere. Allora, io adesso tolgo tutta la parte bianca, ma non proprio tutto, infatti non pensate di fare con il pelapatate, perché altrimenti esce fuori tutta l'aroma della buccia. L'unico modo è questo, raschiare un pochetto con il coltellino e togliere un pochino di bianco. Ecco qua, vedete, comunque un pochino rimane, ma non importa, anche perché adesso vanno bollite. Le peso. Quindi arrivo a 150 grammi e adesso le faccio un pochino più sottili, così poi quando saranno cotte e asciutte le vado a tagliare per fare i cubetti. E ora metto acqua. Non l'acqua della dose, questa le metto a mollo all'acqua e sarebbe bene lasciarle un pochino a mollo, volendo anche tutta la notte, così, è l'acqua quella che serve per coprirle. Dopodiché vado a fare tre volte la bollitura per togliere l'amaro, quell'amaro che potrebbe dare la parte bianca, quindi le faccio bollire 2 minuti, poi le scolo così. In questo modo, le tiro fuori, o scolatele come volete. Butto via l'acqua, ci metto quella pulita e faccio bollire ancora. Porto ad ebollizione, un paio di minuti, scolo e ancora un'altra volta. Questo per 3 volte. Ok. Finita questa operazione, quindi la bollitura per 3 volte, e mi sistemo le scorzette, eccole qua, su una pentola un po' larga, perché 150 grammi di acqua debbono, vedete, coprire insieme allo zucchero le scorzette. Oh, naturalmente se volete raddoppiate la dose, però questa è una dose giusta per fare almeno 2-3 colombe. Poi vi faccio vedere perché ci faremo anche un'altra cosa. Metto sul fuoco e porto a ebollizione. Lascio bollire, ogni tanto vado con il cucchiaio così, quindi ci vorranno 30 minuti, 40 minuti, fino a che non diventa uno sciroppo, così vedete, le scorzette hanno tirato tutta l'acqua con lo zucchero. Quando ci appare questa cosa, sono pronte. Debbono praticamente caramellizzare. Allora, io le ho appoggiate un attimo sulla carta forno, poi le ho sistemate per benino su una gradella e lasciate asciugare. Debbono asciugare bene prima di tagliare i cubetti. Devono essere belle asciutte. Io qui vi faccio vedere quelli che ho già fatto, li avevo già fatti ieri per fare una prova. Vedete, sono belli asciutti. Quindi li ho tagliati a cubetti e li ho messi in un barattolo che ho sterilizzato ed asciugato. Naturalmente non ci sono conservanti, non è che li possiamo tenere tantissimo, io penso più di un mese, quindi ecco perché fare delle dosi, delle piccole dosi per usare quasi subito.
Poi farò alcune scorzette ricoperte di cioccolato, un piccolo sfizio molto goloso. Vediamo come fare. Ho sciolto il cioccolato fondente a bagnomaria e adesso, queste vedete non sono ancora molto asciutte, conviene lasciarle almeno 8 ore ad asciugare. E adesso queste le faccio, le ricopro di cioccolato, tanto sicuramente andranno via subito. E poi le metto sempre sulla gratella a far solidificare il cioccolato. Beh, adesso vado subito ad assaggiarle una volta che è indurito il cioccolato. Sono veramente buone, squisite. E, che dire, questo è un modo, insomma, per non buttare via le bucce delle nostre arance, quelle dei nostri alberi, quindi le arance bio. È un modo per utilizzarle, per non andare a comprare i canditi, che per carità, però il sapore che danno i canditi fatti da noi è tutta un'altra cosa. Ok, amici, vi ringrazio della visione e ci vediamo prestissimo. Ciao!